Buongiorno Daido, oggi parliamo di una morte, ma in realtà parliamo di una morte per celebrare una vita di una persona che ha contribuito in maniera molto significativa a plasmare l'internet che abbiamo oggi e quindi anche il mondo che abbiamo oggi. Sto parlando di Peter Eckersley, che ci ha lasciati improvvisamente a 43 anni ed è un nome che probabilmente conoscono in pochi ed è un destino che tocca a molti personaggi illustri della storia dell'informatica, come Aaron Swartz, per esempio, di cui avevo raccontato la storia qualche mese fa nel podcast di Continuous Delivery, e che era amico intimo e collaboratore di Peter Eckersley. Peter Eckersley era australiano, originario di Melbourne, dove aveva conseguito un PhD in computer science, e poi si è trasferito a San Francisco per lavorare alla Electronic Frontier Foundation, di cui diventa Chief Computer Scientist. E una delle sue prime battaglie è sulla net neutrality. Nel 2007 prova con un esperimento che la Comcast stava rallentando di proposito le comunicazioni peer-to-peer, come per esempio BitTorrent. E nel 2010 ha preparato con la EFF una open letter per fermare il SOPA. Non so se ve lo ricordate, lo Stop Online Piracy Act, che è una lettera che poi fu firmata da circa 100 informatici, tra l'altro tra gli altri proprio da Aaron Swartz. Il progetto per cui forse abbiamo il più grande debito di gratitudine nei confronti di Peter Eckersley è Let's Encrypt. Let's Encrypt arriva nel 2012 e Peter l'ha cofondato, ha aiutato a crearlo e poi ha cofondato Let's Encrypt. In pochi anni ha praticamente contribuito in maniera significativa a trascinare l'intera internet verso il protocollo HTTPS, offrendo gratuitamente e in modo semplice e veloce un modo per creare e deployare certificati. Molto presto viene accettato come trusted dai maggiori browser e diventa quasi uno standard in quegli anni. Se volevi farti un sito con un certificato HTTPS, tu andavi da Let's Encrypt. Non solo e non tanto per il suo essere gratuito, ma proprio per la facilità di tutto il processo di generazione, di firma, di validazione e poi anche di rinnovo dei certificati, ed era tutto praticamente automatico, è tutto di fatto automatico. Siccome il processo di fatto, diciamo, era un po' una rottura di cazzo, il processo di generare certificati HTTPS prima dell'arrivo di Let's Encrypt, in pratica soprattutto per i siti più piccoli, per i blog, in pratica la maggioranza di piccoli siti web, questo non era neanche preso in considerazione. E mentre quando arriva Let's Encrypt è talmente semplice che diventa alla portata di tutti, anzi diventa una cosa data per scontata. E a oggi Let's Encrypt ha validato più di 290 milioni di domini. Poi negli ultimi anni Peter ha fondato lo AI Objectives Institute, che è un'organizzazione per guidare la scelta degli obiettivi dei sistemi di intelligenza artificiale, quindi per scegliere i giusti problemi sociali e economici da affrontare con una IA. Quindi insomma, abbiamo tutto un debito di riconoscenza nei confronti di Peter Eckersley. Consiglio di approfondire la sua figura, che ovviamente non si limita ai pochi fatti che ho citato qua, e vi lascio anche il link alla lettera di addio che ha scritto all'amico Aaron Swartz alla sua morte nel 2013. E per oggi era tutto, grazie e ci vediamo domani. Ciao!